Ritorniamo nella capanna di Betlemme e vediamo come, che cosa soprattutto fa rifiorire, aiuta una donna a uscire dalla sua difficoltà. L'accoglienza nello stile dell'associazione Papa Giovanni è un po' in quello che ci ha insegnato Don Benzi, è quello di dare una famiglia a chi non ce l'ha, perché secondo lui nella famiglia c'è una grande pedagogia che porta alla guarigione, che porta alla rinascita della persona, e quindi anche per gli adulti, anche per queste donne che hanno subito questi trauma grandi, c'è un ambiente familiare, che è un ambiente appunto di fraternità, che porta appunto la persona a ricostruirsi pian piano, dove poi comunque questa casa e le persone che ci vivono restano dei punti di riferimento dopo, anche in un momento di autonomia. Il nostro lavoro è quello di recuperare i pezzi della persona, aiutarla a rimettersi in sesto, però cerchiamo di fare un'altra battaglia, che è quella culturale della sensibilità, di restituire alla donna la sua dignità, che non corrisponde in un'emancipazione lavorativa o di titoli di studio, ma proprio nel rispetto della persona, della sua dignità, che è ben altro. Io vengo qua, ho fatto lavoro, strada, ho buttato soldi, però ho dato maianci, anche il cliente viene in strada, mi picchiare, ho preso tutti i soldi, sono rimasto come sì, schiava. Stavo con mia famiglia, mio paese, però siamo tanti, otto, non siamo tanto bene perché non c'è mangiare. Però è venuto una signora, mi ha detto deve venire qua, deve fare la berruchiera qua. Io ho detto va bene, però quando arriva qua, mi ha detto andiamo ufficio per la notte. Io ho detto che ufficio aprirò la notte? Mi ha detto sì, però quando arriva la strada, mi ha detto tutte le merigone. Io ho detto no, non posso fare, mi ha detto no, deve fare per forza, se no deve picchiare io. Sempre mi picchiare, ha chiamato mia famiglia a casa, ha detto se tua figlia non fa questa cosa, deve ammazzare mia famiglia è di là. Quando stava in Nigeria, sì, lei ha fatto voodoo, se io non pago, il voodoo deve morire io. E io devo dare 50.000 euro. No, no, non ci riesci. Ho solo pagato un po'. Adesso sono contenta, sono libero la strada. Sono adesso a casa di Papa Giovanni, mi voglio bene. Adesso sono contenta, sono felice.